Stavo pensando, ma chi parla? Allora, ciao, buongiorno. Siamo qui al park, abbiamo qui ministro, si tolga pure la mascherina, non siamo distanti, che ci vediamo in faccia, altrimenti. Allora, abbiamo l'ex ministro, comunque l'ex sottosegretario. La presidenza del Consiglio, sì. Riccardo Fraccaro, che è venuto a Chioggia a sostenere qua la candidatura del Daniele Stecco, sindaco di Chioggia. E l'amica. Togliti anche tu la mascherina. Sono Sonia Buscolo Camiletto, sono un operatore turistico e anch'io mi candido insieme a Daniele e do il mio supporto al Daniele come candidato sindaco di Chioggia. Allora Daniele, ci racconti questa mattina, sì, com'è andata? Beh, come vedi anche oggi un'importante presenza a Chioggia. Ringrazio ovviamente l'onorevole Riccardo Fraccaro per essere venuto qui questa mattina a raccontarci tutto il lavoro che ha portato il governo per avere il famoso bonus al 110%, ma anche tutte le altre agevolazioni che sono servite anche nel nostro territorio, nella nostra città, per fare una riqualifica energetica e efficientamento energetico. E tra l'altro abbiamo spiegato anche oggi come il Comune in questi anni si è attivato con interventi importanti per quanto riguarda l'efficientamento energetico nelle scuole, nel patrimonio comunale. Abbiamo utilizzato anche qui i 160.000 euro l'anno scorso per stanziati sempre dal governo per l'efficientamento energetico nelle scuole di Olivi e la scuola materna Baldo Morini. Quest'anno andremo a intervenire con 260.000 euro nella scuola di Valle, anche qui per sistemare il problema degli infissi e dell'efficientamento energetico. Abbiamo un obiettivo importante, che è quello del 2050, dove dobbiamo arrivare alle emissioni zero. È ovviamente un obiettivo molto lungimirante, ma bisogna partire già da oggi, da adesso, perché altrimenti non riusciremo a arrivare a questa scadenza. E sappiamo che non possiamo più tornare indietro, dobbiamo mettere in moto tutte quelle iniziative per rendere sempre più sostenibile le nostre città. E anche qui oggi abbiamo spiegato agli operatori tecnici del settore quanto sia importante la ricaduta di questi lavori che si stanno partendo. Oggi abbiamo fatto una visita in un cantiere qui a Sottomarina per mostrare appunto all'onorevole come sta funzionando, per vedere con mano, toccare con mano questa importante agevolazione, e sappiamo che a Chioggia ci saranno circa 33 cantieri che dovranno partire da quei prossimi mesi, proprio sfruttando il bonus del 110%. Però darei parola all'onorevole Riccardo Fraccaro, che ci spiega appunto tutto il percorso che è stato fatto fino ad oggi. Ciao a tutti, sono molto felice di essere qui a sostegno di Daniele, una persona tra l'altro competente, brava, ma soprattutto che ha maturato già un'esperienza di 5 anni in comune. Hanno risanato i conti pubblici in questi 5 anni, hanno iniziato molte attività per questa bellissima città e invito tutti a visitarla a Chioggia, perché si mangia bene, è stupenda, anche fuori stagione, e hanno un'amministrazione che veramente sta pensando, pubblica, un'amministrazione comunale che sta pensando al bene dei cittadini. Noi abbiamo fatto in questi anni un ottimo lavoro di squadra tra il livello centrale e il livello territoriale comunale. Ogni sindaco d'Italia, come Chioggia, ha ricevuto una somma che varia dai 500 ai 500 mila euro per iniziare a fare la ristrutturazione energetica, l'efficientamento dei beni comunali, dei beni del territorio. Questo significa lavoro per gli artigiani, per le imprese locali. I comuni sono il primo sportello, il primo contatto con il cittadino della pubblica amministrazione, e quindi sono gli operatori pubblici più importanti anche in relazione alle imprese per far girare l'economia. Ed è per questo che come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre cercato di sviluppare il nostro territorio, la nostra economia, pensando di aprire tanti cantieri distribuiti sul territorio, non solo grandi opere, ma tante opere diffuse. Il 110 un po' rappresenta questo, la volontà di creare lavoro sui territori, pensando però al futuro, alle nuove generazioni, quindi a un ambiente meno inquinato, a case che consumano meno CO2, case più efficienti, a spese dello Stato, per permettere ai cittadini di vivere in un ambiente più confortevole, pagare a fine mese meno bollette. Lo vediamo in questi giorni quanto è importante ridurre, aumentare l'efficienza, ridurre i consumi proprio per la condizione geopolitica internazionale. Il 40% di aumento del gas è un salasso se non ci fosse la possibilità di fare questo tipo di efficientamento.
e alla fine i cittadini avranno meno spese a fine mese per la bolletta e quindi più soldi da spendere qui in comune, nel territorio, far girare l'economia. Questa è la nostra visione. Nei prossimi mesi arriveranno poi anche altri fondi, altri soldi, che sono quelli del PNRR, e scusate, il PNRR 230 miliardi l'abbiamo portato a casa noi, con Conte, con il Conte 2, non questo governo o altri governi, il Movimento 5 Stelle insieme a Conte, con il Conte 2, insieme al centro-sinistra. 230 miliardi che adesso dobbiamo spendere bene sui territori, e per farlo servono sindaci onesti, capaci, testardi, che sanno affrontare le difficoltà e superarle. Io credo che qui a Chioggia tutti i cittadini abbiano potuto vedere con mano, toccare con mano, che qui abbiamo la possibilità di confermare un'amministrazione che ha pensato non a se stessa ma al bene comune, e questo di quello di cui i cittadini di Chioggia hanno bisogno e tutta Italia ha bisogno. Allora, i 5 Stelle sono ormai in questo momento la colonna della transizione ecologica, se parlavate prima. Qua abbiamo una pioniera, perché abbiamo un'albergatrice che ha fatto proprio l'albergo Smart Hotel con un investimento molto importante per un periodo anche non dei più felici. Sì, allora, premetto che la ristrutturazione e l'ampliamento della mia struttura alberghiera è avvenuta ante bonus, ante incentivi. Da solo. Quindi è stata una visione visionaria, scusate il gioco di parole, però posso assicurare tutti i colleghi imprenditori che chi imbocca questa strada, anche se all'inizio è un po' in salita, poi ha un riscontro di pubblico, di clientela completamente in discesa, perché il cliente ti sceglie giorno dopo giorno. Era inevitabile per me, visto Daniele mi ha chiesto il supporto, abbracciare questa filosofia. Innanzitutto perché Daniele è una persona onesta, e di questo c'è bisogno nel territorio. Secondo, perché abbraccia un pochino quelli che sono i miei ideali, lavorare bene in una città meravigliosa, come ha detto anche Fracaro qui con noi oggi, mi sembra proprio la cosa più giusta da fare. E terzo, perché voglio lasciare ai miei figli qualcosa di bello, e qualcosa di bello ce lo dà il nostro pianeta, la nostra città. Avere cura del nostro pianeta è la migliore eredità che possiamo lasciare ai nostri figli. Non servono soldi, non servono capitali, non servono immobili. Dare un mondo migliore. Questo dobbiamo fare noi. Con Daniele possiamo farlo. Possiamo farlo perché? Perché lui sicuramente ha delle idee realizzabili, e in concomitanza con il governo centrale saranno sicuramente attuabili. Questo è quello che penso. Esatto, esatto. Infatti la nostra grande forza è proprio questa squadra che abbiamo creato a livello locale, a livello governativo, che abbiamo portato a casa nel nostro territorio grandi risultati. Uno per tutti la questione del GPL, non ci stancheremo mai a ripeterlo, a sottolinearlo. Noi siamo quelli che abbiamo risolto questo problema. Grazie proprio all'attenzione che il governo ci ha dato e ci ha appoggiato, portando 29 milioni per il nostro territorio qui a Chioggia. E anche la vostra caparbietà, perché erano ogni giorno a Roma a chiedere di risolvere questo problema. Quindi un'amministrazione anche caparbia e testarda, e ci vuole oggi. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao, ciao, grazie, ciao. Grazie, buongiorno.